ritrovato da quest'altra parte. Allora, l'argomento di oggi è un argomento caldo in questi giorni, sia via mail che messaggi telefonati qui con Procasa, che ci sentiamo quotidianamente, e anche sul gruppo WhatsApp che abbiamo messo su con tutti con Procasa, all'interno del quale ci confrontiamo. E quindi l'argomento presentazione di chi vuole acquistare una casa, chi intende iniziare a fare investimenti immobiliari, è sempre l'argomento un po' caldo di queste chiacchierate. Voglio spiegare anche a chi non è un comprocasa, quindi chi non ha letto il libro o non ha il report in mano, quindi non è inserito in questi gruppi di confronto, perché presentarsi in un certo modo alle agenzie immobiliari prima ancora di manifestarsi interessati ad andare a fare una visita per un annuncio visto online. Il modo, sì, c'è un modo per presentarsi all'agenzia immobiliare che fa scaturire una sorta di azioni successive e conseguenti alla tua presentazione, ma quello di cui vorrei parlarti oggi è il perché. Tu immagina un'agenzia immobiliare che mette gli annunci sul portale immobiliare, quante telefonate, quanti messaggi, quante quelle che loro definiscono richieste specifiche ricevono. Una marea, te lo posso assicurare, quando vado in agenzia un po' ad applicare il metodo Comprocasa dall'altra parte della scrivania, li vedo, sono una marea di messaggi, e di solito mi accorgo che giustamente delegato o delegata, a volte una donna, una segretaria, ha la risposta, alla ricezione, alla gestione di questi messaggi c'è una persona che non è, nella maggior parte dei casi, il titolare dell'agenzia. Tu immagina quanti messaggi possono arrivare, anche a migliaia, in una settimana ricevono migliaia le grandi agenzie messaggi che loro definiscono richieste specifiche di informazioni. Quindi tutti si è inseriti in un calderone, e man mano questa delegata si mette lì e si smaltisce il lavoro durante la settimana. Cosa fa? Scrive, e visto che la maggior parte dei messaggi che arrivano dal portale immobiliare sono tutti uguali, uno perché già il portale immobiliare ti scrive senza che tu ti metti a digitare il messaggio da inviare all'agenzia, quindi lo trovi già pronto lì, basta mettere il tuo nome e la tua mail e parte un messaggio preimpostato dal portale. Qualcuno ci mette del suo, e però la risposta che ricevi quando sta ragazza si mette lì a smistare e a gestire tutto il lavoro da fare è automaticamente una risposta a tutti uguali, quindi ti invita a prenotare una visita, ti invita a sentirci al telefono, per maggiori informazioni ci contatti, per maggiori informazioni ci venga a trovare, per maggiori informazioni prenoti una visita con noi. Questi sono i messaggi preimpostati dalla ragazza o ragazzo che gestisce queste richieste e li manda a tutti uguali. Va da sé che chiunque faccia un'azione del genere viene inserito in un calderone, un cloud di queste richieste che magari vengono anche stampate, ma si è tutti uguali. Quindi va da sé che tutti coloro i quali inviano un messaggio, richiesta specifica in agenzia immobiliare, sono tutti considerati allo stesso livello. Un comprocasa non può permettersi di aspettare che la ragazza lavori e arrivi il tuo turno che lavori il tuo messaggio, e quindi aspettare 2-3 giorni di risposta. A volte neanche rispondono, per quante ne hanno, quindi per una casa arrivano 50 richieste specifiche, sei tu il 51esimo, probabilmente decidono di mollare da un attimino da parte quelle che sono richieste arrivate dopo la 50esima e lavorare, dedicarsi a lavorare, a rispondere automaticamente alle prime 50. Quindi sei considerato uno dei tanti, addirittura in alcuni casi uno di troppo. Cosa fa un comprocasa? Un comprocasa non può permettersi questa cosa. Un comprocasa deve differenziarsi da questa situazione, cioè l'essere tutti considerati uguali, e deve essere considerato uno differente. Come si fa? Con una presentazione non inviata tramite il portale, inviata via mail, dove ti presenti. Non sto qui a dirti cosa devi scrivere, lo trovi sul libro, cosa devi scrivere di presentazione all'agente immobiliare, qual è l'obiettivo, è quello che mi interessa dirti oggi, quali sono gli obiettivi. Il primo te l'ho già detto, quindi differenziarti. Il secondo è
scaturire un'azione, quindi innescare un'azione da parte dell'agenzia immobiliare, della ragazza che legge quel messaggio, e ti differenzia immediatamente. Come? Vedendoti diverso, leggendoti preparato, predisposto, pronto e consapevole di quello che dovrai andare a fare con loro, la prima sensazione che ha un agente immobiliare o questa ragazza è: ma chi è sto qua? Come ti permetti? Ma chi si crede di essere? Perfetto, era quello l'obiettivo. Perché? Perché la prima cosa che farà è stampare quel messaggio, quella mail, e portarlo, sottoporlo sulla scrivania del titolare dell'agenzia. Quindi non è più lei che gestisce quel tipo di contatto, ma quel tipo di contatto scomodo, da deridere, quel rompicoglioni, viene anche, seppur inizialmente schernito dall'ufficio, però viene sottoposto al titolare dell'agenzia. E cosa accadrà? Il titolare dell'agenzia dirà alla ragazza o il delegato che gestisce le varie richieste: a questo ci penso io, questo lo chiamo io, questo gli rispondo io. Perfetto. Lui inizialmente, magari con l'intento "voglio vedere io chi è sto rompicoglioni, voglio vedere io questo chi crede di essere, però me lo gestisco io", quello è proprio il tuo intento: toglierti da quel calderone di mail, da quel fascicolo di stampate di migliaia di mail, e andare sulla scrivania del titolare e avere subito un rapporto con lui, che inizierà con un rapporto, una telefonata. Vale a dire che ti chiamerà, perché tu avrai indicato orari, modalità e anche il tuo numero di telefono, di una chiacchierata conoscitiva telefonica, che si tramuterà immediatamente dopo la chiacchierata telefonica in un appuntamento conoscitivo. Ecco lì il tuo secondo obiettivo: andare in agenzia non a prenotare una visita, non andare in agenzia a fare un incontro conoscitivo per parlare di questa casa, ma parlare di voi. Tu, forte delle tue competenze acquisite, lette sul libro, sì, forte della tua consapevolezza di sapere già cosa devi fare, lui che ti vuole dimostrare di essere un professionista, di avere comunque, tenerti testa in quella situazione di acquisto, e quindi vi conoscerete, parlerete, metterete subito in chiaro come tu vuoi gestire, vuoi che venga gestito il tuo acquisto, e lui vuole dimostrare che si ha a che fare con un vero professionista, perché giustamente e sicuramente è un professionista serio, che ne sa il fatto suo, preparato. In quel momento ti vuole dimostrare che fortunatamente sei capitato davanti al professionista, che è il professionista giusto per accompagnarti poi a realizzare il tuo acquisto, che sia un investimento, che sia l'acquisto per te stesso, ma lui deve dimostrarti e vorrà dimostrarti che è la persona giusta per far raggiungere a te l'obiettivo, qualsiasi esso sia. Quindi vi siete conosciuti, siete andati, vi siete incontrati, vi siete seduti, state insieme una mezz'oretta, e poi, una volta che vi siete chiariti e tu già avrai acquisito le tue prime informazioni vere, quelle di cui hai bisogno immediatamente, per poi prenotare una visita. Allora sì, ti sei presentato, hai avuto il contatto con il titolare dell'agenzia, l'hai incontrato, prenoti una visita, ed ecco l'ultima cosa che ti accadrà e che agli altri non accade. All'appuntamento di visita non ti arriva il ragazzo ultimo arrivato, delegato ad aprirti la porta e tutte le serrande e le finestre per far luce. Verrà anche questo ragazzo, ma sarà accompagnato dal titolare. E cosa porterà con sé il titolare? Una valigetta piena di documenti. Te lo posso garantire. Dopo 22 anni posso dirti cose che so e non cose che penso. Verrà il titolare accompagnato dal ragazzo, dal suo collaboratore, verrà un funzionario al massimo se ti dice male, ma avrà una valigetta con all'interno il fascicolo dei documenti. Questo posso garantirti che se non sei un comprocasa non ti accadrà mai, perché hai sbagliato a presentarti tutti allo stesso modo. Pensi e non sai che presentarti all'agenzia non è importante. Pensi e non sai che fare una visita a una casa da voler acquistare, seppur investimento immobiliare, sia il momento decisivo per mettere subito in chiaro
dove si è e dove si vuole arrivare, ma come? Come ci si deve arrivare? Non si comprano case sperando che vada tutto bene, non si comprano case come si è sempre fatto. Ok? Questo è l'argomento di oggi, iscriviti al canale, il link li trovi qui sotto in descrizione e ci vediamo dall'altra parte.